Allora, siamo qui al Fly Roma con l'uomo più veloce d'Italia, Carmine Della Corte. L'uomo più veloce d'Italia perché Carmine è il primatista italiano di speed skydiving con 407 km all'ora, giusto Carmine? Il primo è 407,22 e il secondo è 408,30, quindi quinto e sesto round del mondiale, ho messo a portare a casa questi due record italiani. Cominciamo dall'inizio, spieghiamo ai nostri spettatori cos'è questo speed skydiving, questa nuova disciplina del paracadutismo che non è così conosciuta. Sì, la speed skydiving nasce 20 anni fa ed è lo sport più veloce al mondo non motorizzato, dove il record che c'è stato proprio all'ultimo mondiale è stato raggiunto da uno svedese a 601,01 km orari. Ed è uno sport che non ha limiti, perché se pensiamo al corpo umano che va a quella velocità uno rimane un po' scioccato. La gara consiste nel saltare da 3.900 metri, si assume questo assetto molto picchiato diciamo, grazie a questi strumenti, è un altimetro acustico, si chiama ProTrack, praticamente viene dato ai competitori, viene messo lateralmente, uno qui e uno qui lateralmente. Una volta atterrati vengono dati ai giudici e grazie a questo programma sul computer, un software, lui legge il grafico del lancio di come è andata. Il campo gara è da 2700 metri a 1700 metri, quindi noi abbiamo 1200 metri per raggiungere la massima velocità e in quei 1000 metri c'è il chilometro lanciato e viene calcolata la media dei due altimetri. Se c'è una differenza di 60 km orari, vuol dire che tu basculi diciamo lateralmente, ti viene dato uno zero. Quindi devi essere molto molto verticale e poi a 1700 metri, lo senti grazie a questo altimetro acustico, devi frenare. Ed è una frenata molto particolare perché poi devi aprire il paracadute sopra i 700 metri. Quindi la mia massima è stata 4,75 di massima e non di media. E quindi quando vai nella frenata senti molta pressione sul corpo e cerchi di smaltire più velocemente diciamo, la velocità e aprire. E comunque si apre sempre intorno ai 2,40, 2,50, oppure per aprire a una velocità minore devi aprire più basso. Normalmente si apre intorno ai 180, 190. Come ci si avvicina a questa disciplina? Se c'è un'età per cominciare e se è una disciplina adatta a tutti oppure se bisogna avere determinate caratteristiche. Ma nella speed diciamo che l'età media è un'età molto alta, ho visto pochi giovani, è tutta gente molto particolare e poi è bello perché ecco, io magari salto con una tuta molto aderente, però vedi degli atleti che saltano in jeans, molto libera. Devi arrivare a un punto del paracadutismo, hai provato tutto e dici vabbè adesso proviamo un qualcosa di forte, perché comunque è una disciplina forte se ci pensi, è molto intima e mette paura, perché io sento anche i miei, sto provando a convincerne 4-5 che ci saranno i prossimi campionati, i primi campioni italiani a Fano ad aprile. Mette paura perché mette paura la velocità, mette paura questo fatto che tu a un certo punto quando sei perfettamente verticale, io lo dico così, entri nel tunnel, in questo tunnel immaginario dove non c'è aria, perché è praticamente la testa che crea questa bolla d'aria e dove tu puoi anche muovere le mani all'interno di questo. Però come ti avvicini a questa parete invisibile, senti l'aria che ti respinge dentro. E l'altra cosa è che quando atterri sei caldo, infatti non fa meno 15, meno 20. Io salto con una magliettina e basta. Adesso oggi mi sembra fa meno 16, ti riscalda molto. Quindi devi, per me ci arrivi perché hai diciamo, ormai una certa esperienza, una certa tranquillità e vuoi spingerti oltre quello che hai fatto fino adesso. Un saluto a tutti gli amici del T-Gym.